Fattura PA è il servizio offerto dalle Camere di Commercio d'Italia alle piccole e medie imprese italiane che hanno rapporti commerciali con le pubbliche amministrazioni interessate dall'obbligo di fatturazione elettronica. Il servizio, sviluppato d'intesa con l'Agenzia per l'Italia Digitale per accompagnare le imprese in questo importante passaggio, può essere utilizzato dalle PMI per emettere e trasmettere le proprie fatture verso le PA secondo le modalità previste dalla legge. Come si accede al servizio? Per prima cosa è necessario che il rappresentante d'impresa esegua un primo accesso al sistema collegando al PC in uso il proprio dispositivo CNS, Carta Nazionale dei Servizi, e digitando il relativo PIN. Tramite il certificato digitale contenuto nella CNS, l'utente viene identificato dal servizio, che consulta il registro delle imprese e individua automaticamente l'impresa o le imprese che l'utente rappresenta attraverso le cariche accertate. Nella pagina che si apre, l'utente indica al sistema l'impresa che intende usufruire del servizio, la seleziona e accetta esplicitamente le condizioni di utilizzo in nome e per conto dell'impresa stessa. A questo punto l'utente può procedere all'utilizzo delle funzionalità offerte, quali la compilazione di una nuova fattura o, direttamente nell'area di gestione, impostare le deleghe nei confronti di altri collaboratori interni all'impresa o di soggetti terzi intermediari. Come si compila la fattura? Dal menu a sinistra, selezionare Nuova fattura. Spostare il cursore del mouse nei campi da compilare e digitarne il contenuto. Come per la versione cartacea, anche la fattura elettronica presenta informazioni da inserire obbligatoriamente. Particolarmente importante è il campo Codice destinatario, nel quale va inserito il codice univoco ufficio associato alla PA di cui si è fornitori e che identifica tecnicamente il destinatario della fattura. Per facilitare la compilazione, il servizio è in grado di preimpostare diversi dati relativi all'impresa provenienti dal registro imprese. Utilizzando la CNS inserita, la fattura, compilata in tutti i suoi campi obbligatori, può così essere firmata digitalmente e quindi inviata. Cosa succede dopo l'invio? Il servizio effettua la trasmissione della fattura compilata nel formato XML previsto dalla legge verso il sistema di interscambio che, dopo le necessarie verifiche, la consegna alla PA destinataria. Dal primo salvataggio in bozza fino all'accettazione da parte del destinatario, nell'area lista fatture è sempre possibile visualizzare lo stato di avanzamento delle proprie fatture e monitorarne il percorso, grazie all'evidenza delle notifiche che il servizio riceve dal sistema di interscambio. In qualsiasi momento, nella sezione Aiuto, sarà inoltre possibile consultare le istruzioni operative in cui sono illustrate nel dettaglio tutte le funzionalità offerte.